È un ampliamento sostanzioso di ruolo e di incarichi, quello della dirigente dell'Istituto di Istruzione Superiore del Meneghini di Edolo, Raffaella Zanardini, che dal 1 febbraio ha ottenuto la reggenza anche dell'Istituto Comprensivo di Sale Marasino. Un cambiamento importante, ma soprattutto una nuova sfida per la dirigente, visto l'ampio raggio coperto dall'Istituto del Sebino. La complessità dell'incarico rispetto anche all'unitarietà con Edolo, ovviamente non è semplice, ma ce la faremo. Una reggenza un po' impegnativa in quanto l'Istituto Comprensivo di Sale Marasino è formato da 5 comuni, sui 600 studenti tra primaria e secondaria. Ho trovato un ambiente anche genitoriale, collaborativo. Io devo avere contatti, devo innanzitutto capire chi sono le persone che collaborano con me, anche se ovviamente in questa fase transitoria io prendo questo incarico e ho l'incarico di portarlo fino al 31 agosto. Con gli scrutini terminati di recente, i prossimi passi ora vertono sull'incontro con i referenti dei plessi, ma soprattutto nell'organizzazione della seconda parte dell'anno scolastico. Costruire l'organico per l'anno scolastico 2022-2023. Rispettando quelle che sono appunto le criticità. Con tutto lo staff e con i referenti dei vari plessi andremo a rivedere gli impegni che loro avevano già in essere e pianificare magari azioni correttive per colmare le lacune anche dei ragazzini che soprattutto dopo questi 2 anni di pandemia mi dicono abbiano bisogno di supporto non solo psicologico, ma anche di recuperare quelle lacune pregresse che con interventi correttivi in itinere di recupero possono essere fatte.